Andrea Ropa, giornalista quotidiano nazionale Economia e Lavoro. Buongiorno Andrea, grazie per essere con noi. Buongiorno, Buongiorno a voi, grazie dell'invito. allora partirei insomma da quello che è proprio il tema del giorno. È stata approvata insomma la delega fiscale che porterà, secondo il Ministro, a un sistema più efficiente e meno distorsivo. Si tratta insomma di ridisegnare un sistema vecchio di 50 anni. Poi ovviamente il Ministro Daniele Franco sta parlando adesso in audizione alle commissioni di bilancio e ha toccato argomenti molto importanti, come ad esempio quello del PIL, che secondo il NADEF era stato rivisto al 6%, e lui ha proprio comunicato che il 6% è ripetibile, ma tassi di crescita più alti degli scorsi decenni è quello a cui dobbiamo puntare per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Cosa pensi di questo? Beh, penso che siano numeri che parlano da soli, la conferma della crescita del 6% nella fattispecie di uno straordinario, devo dire più 2,2% per quello che riguarda il terzo trimestre, è la conferma ulteriore di una ripresa vigorosa che è in atto. Ma il punto essenziale di quello che sta dicendo Franco è che questa vigorosa ripresa servirà per mettere finalmente le mani su quello che è il problema dei problemi, cioè il problema strutturale dell'economia italiana, che è quello del sovraindebitamento. Cioè Certo. soltanto così, soltanto crescendo a questi ritmi e in questo modo si potrà mettere mani al pagamento del debito. Nel frattempo ha appena detto che il picco del debito pubblico è stato raggiunto nel 2020, Sì. uguale il picco del rapporto deficit-PIL, e che da allora è cominciato a decrescere, anche se magari in maniera all'inizio irrilevante. È chiaro che con tassi di crescita del genere possiamo permetterci di pagare una parte importante di questo debito e di toglierci di torno quello che è il problema sicuramente maggiore della nostra economia, quello che in qualche modo ci vincola a una crescita sempre, sempre limitata, che è appunto quello del debito, insomma. Ecco, ovviamente con l'approvazione della nuova delega fiscale si parla di revisione non solo dell'IRPEF, in particolare concentrata sui giovani per l'inserimento quindi nel mondo del lavoro e delle aziende, ma anche dell'IRAP, e ovviamente c'è poi la parte sul catasto, che è quella che ha creato non meno polemiche, corretto? Sì, certo, ha creato molte polemiche, come avete visto lo strappo di Salvini di ieri, che sicuramente è dovuto anche ai risultati elettorali e delle amministrative Certo. non particolarmente felici, diciamo, per quello che riguarda la Lega, e quindi di una situazione di difficoltà oggettiva nel quale la Lega si viene a ritrovare schiacciata dalla crescita di Fratelli d'Italia e quindi da una competizione all'interno del fronte di centrodestra. Ma tornando alla delega per la riforma fiscale, è una riforma importante, il cui punto, diciamo così, più controverso è quello della riforma del catasto. Certo. Riforma che verrà avviata da subito per alcuni punti, soprattutto per quello che riguarda l'emersione, diciamo così, di molti immobili che formalmente non esistono, come dire, la sistemazione di alcune aliquote che paiono già da adesso decisamente inadeguate, ma una riforma più strutturale del catasto, lo stesso Draghi l'ha posposta un attimo al 2026, quando evidentemente ci sarà un altro governo e quando qualcun altro sarà nelle condizioni di prendere in mano una patata bollente che dovunque la giri procura dei danni. Avete visto immediatamente la levata di scudi di Confedilizia, perché quando si mette mano su argomenti come il catasto, la paura di adeguare i valori catastali ai Sì. valori di mercato significa accendere uno scenario di aumento della tassazione, e questo evidentemente porta a tutta una serie di problemi per molte categorie, e quindi è un argomento che al momento si preferisce accantonare, se non altro per un quinquennio, mentre invece subito possono essere affrontati altri aspetti di una riforma fiscale che è assolutamente necessaria, proprio perché, come dicevi tu prima, ormai il sistema fiscale italiano è vecchio di 50 anni e quindi ha Esatto. bisogno di essere
in qualche modo riformato, in qualche modo aggiornato, soprattutto per alcuni punti, per l'IRAP, ma devo dire anche per quello che riguarda l'IVA, per quello che riguarda la tassazione locale. Ci sono molti punti da sistemare, quindi secondo me un intervento organico deve essere iniziato da subito. Poi certamente sul catasto, con molta cautela e molto, come dire, molto gradualmente nel tempo, si dovrà in qualche modo operare comunque. Ecco, è proprio insomma l'argomento del catasto, è quello contro cui si è opposto appunto il leader della Lega Matteo Salvini, che, come hai detto tu, è reduce da delle elezioni non proprio positive per il suo partito, e insomma lui si è opposto proprio per la motivazione che abbiamo appena spiegato, per un aumento della tassazione ovviamente sul mattone, cosa che Draghi ha prontamente smentito, assicurando i cittadini che non ci sarà alcun tipo di aumento, ma al contempo però il ministro Franco ha dichiarato che per le voci di IRPEF e IRAP ci vorranno all'incirca 15 miliardi e quindi questo ovviamente sarà possibile solo assorbendolo in altre imposte, quindi insomma c'è un po' di controversia anche su questi punti. Sì, certo, i punti sono controversi. Salvini, come dire, ancora prima delle rassicurazioni di Draghi aveva detto alto là a questo tipo di riforma, ma questa opposizione appunto si è ulteriormente esacerbata all'indomani dei risultati elettorali non felici. Salvini sostiene che sia, come dire, una delega un po' frettolosa, diceva non possiamo in mezz'ora dichiararci favorevoli o contrari, esatto, a provvedimenti che sono molto delicati, soprattutto perché impattano in maniera importante sulle tasche soprattutto sulle tasche degli elettori della Lega, quindi chiede un pochettino più di tempo per poter esaminare in maniera compiuta la situazione. In realtà questo stop è appunto dovuto da una parte importante del suo movimento, dalla pancia della Lega, che vede in qualche modo di pericoloso, diciamo così, un tipo di intervento del genere, perché sostiene che in qualche modo alla fine il saldo non sarà zero, come sostiene Draghi, cioè nessuno pagherà di più, scusate, e nessuno pagherà di meno. Certo. Ma lui sostiene che alla fine ci sarà un aumento globale della tassazione sulla casa, visto che si mette le mani sul catasto, una tassazione che già, soprattutto per i ceti che sostengono la Lega, è già una tassazione, come dire, piuttosto importante, e sopportare una tassazione superiore diventerebbe difficile Esatto, proprio per quanto riguarda una situazione difficile per molti, il ministro Franco in questo momento ha parlato anche dell'aumento del costo dell'energia e ovviamente il peso che avrà sull'inflazione. Il tema va monitorato e bisogna valutare se a livello nazionale e europeo ci saranno modi per attenuare l'impatto. Ovviamente sappiamo che in Italia già questo tema si è fatto sentire, perché ha avuto delle conseguenze per quanto riguarda i rincari delle bollette a cui non tutti potranno avere le agevolazioni previste dal governo, quindi insomma anche questo è un altro tema importante da monitorare per quanto riguarda la ripresa economica del paese. Assolutamente sì, è il tema peraltro principale e centrale dei mercati, peraltro, che esatto, proprio questa mattina hanno aperto poco intonati, diciamo così, con delle perdite anche in alcune piazze piuttosto notevoli, sui timori che questa recrudescenza dell'aumento del costo delle materie prime, nella fattispecie il petrolio, che ormai ha superato gli 80 dollari al barile, ma soprattutto l'aumento del gas, esatto, che all'inizio del 2021 è aumentato del 400%, pensate un po', ed è con quelli che noi poi produciamo l'energia per mandare avanti il nostro mondo produttivo. Ecco, la preoccupazione sulla recrudescenza di questi aumenti sta iniziando a portare delle forti preoccupazioni anche sul piano finanziario. Esatto. Perché comunque già ci sono dei rallentamenti sul sistema produttivo, e il costo così aumentato delle materie prime porta
in qualche modo delle preoccupazioni per quello che riguarda l'aumento della produzione e soprattutto per quello che riguarda l'aumento dell'inflazione, che è un altro dei, come dire, un altro dei parametri da tenere in forte considerazione. Aumenta l'aumento del costo dell'energia, si riverbera evidentemente nel costo della logistica, nel costo dei trasporti e Certo. quindi nel paniere globale dei prezzi. E quindi il nemico che si staglia all'orizzonte in questo momento è quello dell'inflazione, che è un nemico che noi conosciamo bene perché negli anni 80 lo abbiamo avuto in doppia cifra in Italia, quindi sappiamo bene quali sono, com'è subdolo e com'è importante contrastare questo nemico, ed è un nemico che si sta ripresentando all'orizzonte. Quindi bisogna fare grande attenzione appunto a far sì che l'aumento delle materie prime non porti a una fiammata inflattiva capace in qualche modo di vanificare l'effetto positivo invece di questa crescita che esiste, che c'è e per la quale Esatto. però serve energia, perché per crescere, per aumentare il PIL, per aumentare la produzione, per aumentare la crescita ci vuole energia. Non si cresce senza energia. Esatto, e poi ovviamente questo rincaro delle materie prime ovviamente porta tutti i cittadini a ridurre i consumi chiaramente, e questo poi ha delle conseguenze sulla ripresa economica che secondo Draghi, secondo i ministri, ovviamente abbiamo visto che c'è, è iniziata, però dovrà ancora proseguire, ma questo ovviamente potrebbe influire e disinibire questa ripresa economica. Certamente, certamente due sono i grandi, lo ha detto Franco pochi minuti fa, il ministro Esatto. Franco pochi minuti fa, due sono i punti interrogativi su questa ripresa, che c'è, esiste ed è virtuosa ed è anche superiore a quella che ci si aspettava. Uno, Chiaro. il costo dell'energia che potrebbe in qualche modo vanificarlo. Due, gli aspetti che riguardano la pandemia. Esatto. Evidentemente Però lo in questo spauracchio in momento la questo pandemia momento. sembra essere passata un po' in secondo piano rispetto, ad Pare argomenti così però. importanti. Pare in questo momento, però in realtà non lo è, perché Certo. una ripresa in qualche modo del fenomeno pandemico può vanificare, al pari dell'alto costo dell'energia, la portata e l'importanza di questa ripresa che è in corso e che noi dobbiamo fare assolutamente di tutto affinché non venga fermata, insomma. Perché Assolutamente sì. Cambiamo abbiamo invece. tanta strada da recuperare, capite? E Cioè, certo, abbiamo abbiamo perso il 9% di un anno che PIL non c'è nel stato. 2020 e abbiamo un sacco di strada da recuperare, e dobbiamo fare sì che questa ripresa vada avanti e non sia in qualche modo rallentata da fenomeni esterni come appunto eventualmente la pandemia, ma come soprattutto l'aumento del costo delle materie prime che potrebbero in qualche modo raffreddare la produzione e a quel punto fermare la crescita. Sarebbe un disastro. Sarebbe un disastro. Esatto. Cambiamo invece argomento, parliamo invece delle elezioni amministrative che si sono concluse proprio lunedì alle 15, si sono chiuse le urne e già nella serata avevamo i primi risultati preliminari. Insomma, ci sono state delle grandi sorprese secondo te? Ma grandi sorprese, non in maniera particolare, mi pare che l'indicazione sia piuttosto chiara, c'è una sostanziale performance positiva di quello che è il blocco ascrivibile in qualche modo al Sì, centro-sinistra, esatto. questo è assolutamente, che comunque ha portato a casa già diversi sindaci in città importanti come Milano, come Bologna, tanto per fare un esempio, e c'è una presenza comunque del centro-sinistra in altre città come Roma, che andranno al ballottaggio e dove comunque il centro-sinistra è ancora nelle condizioni di portare a casa il governo di queste grandi città. Quindi, in generale, l'indicazione da parte dell'elettorato, al netto, del dato preoccupante sull'affluenza alle urne, Ecco, che è questo era proprio sicuramente un molto punto che bassa, volevo toccare, sì. esatto, è comunque un'indicazione favorevole al centro-sinistra e in qualche modo preoccupante soprattutto per alcuni settori del centro-destra, soprattutto per quelli all'interno che fanno parte della maggioranza come la Lega, che comunque in qualche modo vedono la loro posizione punita dagli elettori. E appunto la mossa di Salvini di ieri è un primo, come dire, è una prima avvisaglia di una fase nuova che probabilmente si andrà ad aprire
una volta terminati i ballottaggi e quindi messo il punto su questa tornata elettorale amministrativa molto importante. Ecco, appunto all'appello mancano due città molto importanti, Roma e Torino, che erano le città prime, prima in mano al Movimento 5 Stelle, che però in queste elezioni amministrative hanno portato a casa risultati abbastanza deludenti. Secondo te che cosa succederà in queste due città nel momento in cui si andrà al ballottaggio? Chi vincerà? Sì, allora l'osservazione esatto che mi è sfuggita prima è comunque esatto la riduzione del movimento a 5 Stelle, davvero la perdita delle grandi città che aveva conquistato 5 anni fa e soprattutto la riduzione a numeri davvero contenuti. È vero. Che cosa succederà in queste città? Sono partite molto difficili, cioè a Roma per esempio il candidato del centrodestra è davanti veramente di un'incollatura rispetto all'ex ministro del governo Conte, sì. Esatto, rispetto a Gualtieri, davanti davvero di un'incollatura. E Roma, evidentemente, così come anche Torino, sono due segnali molto importanti anche dal punto di vista psicologico. Per cui sicuramente si tratta di indicazioni che salteranno fuori dalle urne del ballottaggio estremamente importanti. La partita ora, a questo punto, come sempre nei ballottaggi, si gioca sul tentare di portare dalla propria parte coloro che nel primo turno hanno scelto strade diverse, nella fattispecie esatto. Di Roma. Gli elettori di Calenda e soprattutto gli elettori della sindaca uscente, sì. Che in questo momento i cui pacchetti di voti in questo momento sono estremamente ricercati e soprattutto, soprattutto decisivi per quello che riguarda l'esito del ballottaggio, proprio perché la differenza è davvero minima, certo, e sono anche un po' le ultime speranze del centrodestra di accaparrarsi insomma qualche città importante, perché abbiamo visto che per il centrodestra sono state le elezioni abbastanza flop, insomma non hanno portato a casa sicuramente i risultati sperati. Quindi ti chiedo, che cosa non ha funzionato nel centrodestra? Le spaccature interne o ci sono altri fattori? Questo è fuori di dubbio che le cose non hanno funzionato, ad eccezione dell'Isola Felice per il centrodestra Calabria. Devo dire che la coalizione di centrodestra si dimostra in difficoltà dal punto di vista elettorale un po' su tutto il territorio nazionale, un po' su tutte le prove amministrative. Due considerazioni: di solito le prove amministrative più che diciamo così quelle politiche, sì. Tendono sempre più in qualche modo ad avere numeri favorevoli per quello che riguarda il centro-sinistra. È così storicamente ed è stato così anche questa volta, esatto. C'è sempre qualcosa in più per il centro-sinistra. Secondariamente è fuori di discussione che paga. Queste sono le prime elezioni in cui il centrodestra si trova al giudizio degli elettori, una parte all'interno della compagine governativa, nella fattispecie Forza Italia e la Lega sono sì. Dentro il governo Draghi, anche se la mossa di Salvini di ieri mi fa mettere un punto interrogativo su tutto questo, però è fuori di discussione che la Lega e Forza Italia sono all'interno della maggioranza di governo e Fratelli d'Italia invece costituisce l'unica partito di opposizione. E devo dire che questa divisione interna al centrodestra, cioè da una parte due forze su tre sostengono il governo e una terza forza invece è contraria a questo governo, è evidente che questo tipo di spaccatura ha rappresentato agli occhi degli elettori un motivo di debolezza della coalizione di centrodestra, anche se appunto bisogna sempre tenere separati quelli che sono gli equilibri amministrativi evidentemente dagli equilibri di una maggioranza di governo a livello nazionale, però agli occhi degli elettori questo è un punto di debolezza. Un partito che sta all'opposizione, due partiti che stanno al governo uniti in un'alleanza di centrodestra che comunque è solo sulla carta al momento portano in qualche modo, come dire, un segnale, no, di scarsa coesione, e quindi è un segnale in qualche modo di difficoltà che difficoltà che poi emerge abbastanza chiara dalle urne, basta guardare i risultati.
Esatto, e insomma centrodestra che ha dato un po' anche, ha riversato un po' la colpa anche sul fatto che l'affluenza alle urne questo turno sia stata particolarmente bassa in alcune città come Milano, Torino, la più bassa addirittura della storia, pari al 54%. Secondo te che cosa è cambiato a livello sociale? Come mai c'è stata questa riduzione così alta di persone che sono andate a votare? Ma guarda, a livello sociale evidentemente prosegue quello che è un trend proprio delle democrazie mature e consolidate. Studi importanti di scienza della politica e autorevoli studiosi ci confermano come negli stati in cui, nelle democrazie più mature, nei paesi in cui le democrazie sono più, diciamo così, consolidate, la tendenza storica è quella di una diminuzione della partecipazione, in qualche modo al voto. Questo non significa che coloro che partecipano al voto, che sono meno, non forniscano un risultato meno autorevole, cioè il risultato è comunque importante ed è comunque di per sé decisivo e fondamentale, però sempre meno persone partecipano alle consultazioni, evidentemente, come dire, un po' per una questione di disaffezione, un po' per una questione appunto di abitudini e di modi che cambiano, ripeto, un trend difficilmente rovesciabile, a meno che non vi siano campagne elettorali con dei contenuti particolarmente, come posso dire, appassionanti per gli elettori, ma in tutta sincerità ho trovato questa campagna elettorale molto molto sottotono, soprattutto Sì, ma in parecchie assolutamente. città, una campagna elettorale che è partita con molto ritardo. Ci sono città, mi viene in mente Bologna perché lavoro da qua, in cui davvero il centrodestra ha espresso il candidato soltanto alla fine dell'estate, quindi solo poche settimane fa. Quindi una campagna elettorale partita in ritardo e con temi che sinceramente non appassionavano nessuno oppure appassionavano pochissimi. È chiaro che laddove ci fossero delle campagne elettorali con temi appassionanti, adesso non so, la prima che mi viene in mente è quella del 48, no? Certo. In Italia, allora sicuramente sono convinto che ci potrebbe essere una soluzione di continuità rispetto a questo trend di calo del numero dei partecipanti alle votazioni. Ma così facendo io temo che comunque questo fenomeno sia null'altro che un trend che viene da lontano e che continuerà anche nelle prossime consultazioni elettorali. Ok, ti faccio l'ultima domanda, perché siamo in chiusura. Ti chiedo proprio in merito alla crisi, tra virgolette, se possiamo chiamarla così, del centrodestra, se secondo te avrà delle ripercussioni poi anche a livello nazionale, per quanto riguarda il governo, ovviamente. Ma dunque, questo è difficile da prevedere, nel senso che è la domanda che si è fatto Draghi ieri sera, no? Quando ha Certo. detto perché i ministri della Lega non hanno votato la delega al governo per la riforma fiscale, Draghi ha detto: ma questo ce lo dovrà spiegare l'onorevole Salvini, il quale in Sì. qualche modo lo ha spiegato chiedendo tempo. In realtà sono assolutamente certo che questa spaccatura all'interno del centrodestra possa in qualche modo interferire anche in qualche modo sull'operato del governo, visto che appunto due partiti su tre della coalizione di centrodestra di questo governo fanno parte integrante, anche se devo dire che all'interno del governo Draghi la posizione della Lega è sempre stata in qualche modo più critica e più sofferta rispetto a quanto Certo. sia, per esempio, quella dell'altro alleato di centrodestra di Forza Italia che fa parte della compagine governativa stessa. Va da sé che questo mal di pancia all'interno della coalizione di centrodestra porterà sicuramente delle ripercussioni nella compagine governativa. Compagine governativa però che fortunatamente è guidata con saggezza e con autorevolezza da Mario Draghi, e quindi non penso che eventuali scossoni Ok. nell'ambito del centrodestra possono portare a delle conseguenze, come dire, clamorose. Ecco. Anche perché il governo di Mario Draghi è sostenuto da una maggioranza parlamentare vasta ed eterogenea che può anche numericamente fare a meno della Lega.
Per cui io credo che l'operato del governo comunque continuerà a prescindere da quelle che sono le fibrillazioni del centrodestra che ci sono e sono ed erano inevitabili all'indomani di una tornata elettorale così negativa. Abbiamo perso il collegamento. Beh, comunque eravamo in chiusura. L'abbiamo recuperato? Ci sono ancora? Io sono Sì, qua. ci Ecco, sei. Sì, sei tornato. esatto, vi stavo dicendo che probabilmente il governo Draghi risentirà non eccessivamente delle fibrillazioni da parte del centrodestra, in quanto comunque ha una solida maggioranza numerica che può prescindere anche dalla Lega, ma che queste fibrillazioni non potevano non esserci alla luce di un risultato elettorale negativo, che è un segnale da parte degli elettori ad alcune forze. Va bene, io ti ringrazio ovviamente per essere stato con noi, ovviamente ti ringrazio per il tuo tempo. Grazie a Andrea Ropa, giornalista quotidiano nazionale Economia e Lavoro. Grazie. Grazie a voi dell'invito, buona giornata. Buona giornata anche a te, grazie mille.